Ebbene, ritorniamo di nuovo insieme. Come potete vedere alle nostre spalle, Claudia Conte è già collegata con noi, attrice, conduttrice, scrittrice, ma in maniera particolare attivista per i diritti umani. Claudia è pronta per una missione umanitaria della quale parleremo insieme proprio stamattina, ma intanto le diamo il benvenuto su Padre Pio TV. Ciao Claudia. Buongiorno Tony, è veramente un piacere essere con voi. L'ultima volta però ero nel vostro bellissimo studio a San Giovanni Rotondo. Stavo giusto oggi dicendo buongiorno Claudia, che non è la prima volta, è bentornata che ti diamo, più che benvenuta. Certo, non c'è la terza dimensione, ma va benissimo anche così, anche perché la dimensione prevalente per noi è l'intelligenza, lo spirito, ti pare? Ed è un grande spirito di solidarietà quello che muove Claudia tutti i giorni, che la spinge a difendere i diritti umani molte volte calpestati, e in questo caso specifico lei si sta preparando ad un viaggio in Ucraina, dove sappiamo benissimo imperversa ancora la guerra. E come tutti quanti potremo facilmente calcolare, una guerra che si sta protraendo ormai, sta andando incontro all'inverno, che di per sé è già una stagione problematica, per cui la guerra non farà che acuire certi limiti, certe criticità, soprattutto per quanti hanno perso le proprie case, il proprio lavoro e si trovano in condizioni di indigenza. Per cui Claudia, ti lascio raccontare di questa missione che ti vedrà protagonista da qui a qualche giorno, e per cui raccontaci le peculiarità di questo viaggio. Sì, guarda, hai detto una cosa giustissima, hai parlato dei civili, delle persone che hanno perso tutto e che hanno bisogno di aiuto. Purtroppo si è abbassata tantissimo l'attenzione sulla guerra in Ucraina, anche gli stessi leader politici parlano di guerra, parlano di armi, parlano di minaccia del nucleare, ma non parlano invece del sostegno di cui hanno bisogno bambini, donne, anziani, disabili, invalidi di guerra. Si è abbassata tantissimo l'attenzione e lì c'è una crisi umanitaria spaventosa, ed è il motivo per cui ho deciso di accompagnare i volontari di questa associazione, che da quando è scoppiato il conflitto, quindi già da 3 giorni dopo, il 27 febbraio, sono partiti dal Piemonte, un'associazione italiana che si chiama La Memoria Viva, e sono andati in Ucraina rischiando la vita ogni volta, ma con il desiderio di poter dare sostegno alle persone che vivono lì, che vivono nei bunker, nelle metropolitane, vivono tutti insieme. Mi hanno mandato già delle immagini, ancora non sono stata in persona, ma è proprio questo il motivo della visita, per rendermi conto e poter raccontare meglio quello che accade lì tutti i giorni. Ci sono queste anche palestre dove ci sono tutti letti uno accanto all'altro, con persone che vivono lì, che hanno bisogno veramente di sostegno, no? Non si possono lasciare soli, la solidarietà non ha colore politico. Questa è una frase molto bella. Io quando interrompo qualcuno è proprio perché resti nella memoria una frase che mi è piaciuta, quindi quello che tu hai detto adesso si imprime meglio. Intanto approfitto per dare un aggiornamento, purtroppo veramente potremmo dire al di là di ogni immaginazione le scorrettezze nelle guerre. Genieri ucraini scoprono mine antiuomo sulla strada della missione della IEA verso la centrale nucleare. Quindi immaginate, cioè ci sono delle persone specializzate per cercare di scongiurare per sempre il rischio, appunto, che le centrali nucleari portino danno in queste situazioni di guerra, e qualcuno
ha messo delle mine anti-uomo nel loro percorso, quindi una deflagrazione poteva essere possibile. Certo, la notizia è di 4 ore fa, non ci sono ulteriori aggiornamenti, è stato solo diffuso un filmato su Telegram con il lavoro degli sminatori, ma un post ovviamente che però ha fatto giustamente il giro del mondo. Sperando appunto che tutto questo sia solo un caso, nel senso che un singolo episodio così atroce, così contrario alle norme fondamentali che pure in una guerra ci devono essere. Claudia, ritorniamo alla tua esperienza personale. Perché ti sei, diciamo, lanciata anche in un ambito così ampio, quando in fondo, già anche a proposito ad esempio dei diritti fondamentali delle donne, ti eri impegnata? Cos'è che ti ha spinto ad ampliare ulteriormente? Guarda, io penso che sia un caso che mi trovo a parlarne qui con voi, perché immagino che anche voi possiate condividere con me questo impegno che deriva nel mio caso veramente da un sentimento, da una chiamata, da un senso di responsabilità. Io mi sento una persona fortunata perché ho la salute, ho tante cose e sono riuscita a raggiungere anche obiettivi, a realizzare i miei sogni, quindi mi sento grata e vorrei restituire, aiutando gli altri, qualcosa. Io poi sono credente, quindi per me c'è anche una chiamata superiore, no? Un sogno che ho fatto, un bellissimo sogno che ho fatto. Sognai Madre Teresa di Calcutta, che ai piedi del mio letto mi disse: Claudia, devi aiutare i bambini. E io ovviamente da questo sogno sono rimasta senza parole, ma sono rimasta con questo senso di responsabilità. Quindi quando c'è da fare qualsiasi tipo di missione, di sensibilizzazione per i bambini, per i più fragili in generale, mi sento sempre di essere in prima linea e non ho paura. Non, miracolosamente tutto svanisce quando c'è qualcosa di più importante, no? Da fare. Molto, e non sono l'unica. L'Italia è un paese di volontari, ci sono 130.000 realtà di terzo settore, è molto bello dell'Italia, ma che magari viene poco raccontato perché non fa rumore, perché è più affascinante nell'epoca di oggi uno youtuber che magari lancia cattivi comportamenti piuttosto che un volontario della Croce Rossa che sta a Lampedusa tutti i giorni a fronteggiare l'emergenza migranti, oppure che va in Ucraina ad aiutare donne e bambini. Quanto riguarda il rumore, soprattutto attraverso i new media, però devo dire, io che ho un po' più di anni di te, di esperienza giornalistica, che effettivamente in passato non, le buone notizie non facevano proprio notizia. Ora invece, come sai, da anni la testata più importante, storica, il Corriere della Sera, ha comunque il suo inserto delle buone notizie. Per quel che riguarda il sociale, il volontariato, l'associazionismo, un po' di più, credimi, se ne parla. Quando io ho cominciato c'era il deserto su quello, o meglio, forse anche per me era normale, perché appunto da cattolica dicevo: ma quando si fa il bene non si deve suonare la tromba, il bene deve restare nascosto. E invece poi il mondo è andato in una direzione per cui va bene anche rilanciarlo. Meno male che non è più così, perché una corretta narrazione delle buone pratiche, delle cose belle, può suscitare un sentimento di sana imitazione. Per cui grazie Claudia per il tuo slancio. Tra l'altro citavi il fronte migranti, che è un altro fronte molto caldo e che riempie le pagine di attualità dei nostri giorni. So che anche su quel fronte sei particolarmente impegnata. Nell'hotspot di Lampedusa, che da giugno è gestito dalla Croce Rossa, in collaborazione con ovviamente prefetture, con coordinati dal Viminale, con le forze dell'ordine e con tante associazioni di volontariato come l'UNICEF, Save the Children, UNHCM, IOM.
Insomma, un'isola che ha 6.000 abitanti, se vede arrivare 3.000 persone in un giorno solo, potete capire che situazione che sta vivendo. Insomma, è complessa che meriterebbe una puntata a parte. Però vi dico che anche lì, insomma, è molto importante soprattutto rispettare i diritti umani, che non hanno colore politico, ancora una volta. Quindi sbagliato fare scontro politico nazionale, ma anche europeo, perché adesso si avvicinano temi. Quindi bambini e donne in particolar modo meritano una massima tutela, anche secondo la Convenzione internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite, che è anche legge di Stato italiana. Quindi il Assolutamente nostro. d'accordo, siamo assolutamente d'accordo con te. Ti chiederemmo nelle battute conclusive di questa intervista di raccontarci velocissimamente come sarà articolata la tua missione in Ucraina e noi ti auguriamo già da adesso buon lavoro a te e all'Associazione Memoria Viva. Come sarà svolto, come si svilupperà il tuo viaggio in Ucraina? Allora, noi andremo a Cracovia e da lì poi andremo a Leopoli. Andremo a visitare l'Associazione degli Invalidi, quindi porteremo delle carrozzine e anche, insomma, medicinali, kit a queste persone. Poi andremo nell'orfanotrofio, in cui ci sono bambini soli e lì hanno bisogno di qualsiasi cosa, anche di giocattoli. E, insomma, poi andremo anche addirittura in un rifugio per animali abbandonati, in cui ci sono 400 animali che erano sotto le bombe e che sono stati salvati. Quindi cercheremo di andare lì dove c'è più bisogno di aiuto, e sono tanti i luoghi. Mi hanno detto che le realtà come quelle che visiteremo sono tantissime. Quindi, ecco, quello che è importante è lanceremo un nuovo progetto, che si chiama il Caffè Bontà Italiana, che è una grande cucina italiana a cui potranno partecipare anche aziende italiane donando, non fondi, non mandando fondi, ma mandando derrate alimentari, quindi pasta, pomodoro, tutto quello che si può mandare, perché le persone devono mangiare. E banalmente. Anche in vista dell'inverno, come dicevamo, che poi è la stagione fredda, soprattutto in quei territori che sono ecco, spostati più a nord, dove il freddo, l'inverno si sente anche più intensamente. Claudia, noi ti preghiamo di riuscire anche a documentare, magari quando sarai lì, alcune di queste azioni, così al tuo rientro potremmo ritornare a parlarne. Per il momento dobbiamo fermarci qua, noi ti ringraziamo per la tua Grazie, disponibilità. A grazie, buon viaggio. Buon lavoro. presto.